Weekend tribolato ad Imola per Daniel, costretto a rimboccarsi le maniche per sopperire ai problemi tecnici patiti col cambio fin dalle prove di qualifica, che lo hanno così costretto a rincorrere le posizioni che più gli competono, con due prove volte tutte alla riscossa. L'epilogo del fine settimana sul circuito Enzo e Dino Ferrari parla di un settimo posto in gara 1, seguito da un'eccellente quarta piazza nella seconda e ultima corsa del sesto e terzultimo round del campionato italiano di Formula 3. La classifica però vede l'alfiere Rent Cargo sempre in testa nell'assoluta, in virtù di 127 punti contro i 119 del suo compagno di squadra. Digiuno di podi quindi per questa volta, ma con la consapevolezza di aver dato comunque il massimo ed essere riuscito ad uscire da una difficile situazione con grinta, testa e classe, e soprattutto aver accumulato la giusta carica per il prossimo round, che si svolgerà nella sua Vallelunga, alle porte della capitale, in cui il leader della serie tricolore potrà contare sull'apporto di tutti i suoi tifosi che accorreranno in massa sulle tribune dell'impianto Piero Taruffi. Nonostante un weekend così, sei comunque riuscito a tenere botta e anche a metterci una pezza con una bella quarta piazza in gara 2, Daniel. Dai, sì, dai, calcolando come siamo partiti venerdì con un ottavo e un dodicesimo posto in prove libere. Stato bravo. È andata abbastanza bene. Ho preso buoni punti per il campionato che ora mi vede con 8 punti di da Zipoli.